Direi a questo punto di lasciare la parola a Luigi Favalli, non tanto per le conclusioni, ma proprio per avviare un eventuale dialogo con il pubblico in merito a questa esibizione poetica che ha come protagonisti i vizi e le virtù degli animali e dell'uomo, associati all'uomo. Io non vorrei commentare tutti i vari argomenti, ma direi che la sottolineatura è che l'uomo in questo contesto di un bestiario interessante non ci fa una bella figura. Noi ne parlavamo proprio adesso con la dottoressa Gibaudo. L'uomo è quello che sta fuori in un certo senso nel contesto naturale, quello che giudica e viene giudicato, mentre gli animali esprimono per lo più una naturale saggezza che sta anche nella loro semplicità, nell'esprimersi come natura vuole. E quindi questo può essere, direi, di stimolo nel vedere tutte queste storie, favole, poesie, anche molto note, a stimolare la nostra coscienza, a prendere appunto in considerazione come l'animale appunto possa insegnarci qualche via per superare la violenza, per superare le diatribe e anche, perché no, per vivere in maniera piacevole e continuativa. Volevo non finire con una notazione di Gianni Rodari. Mi è venuto in mano da un cassetto, io ho detto secondo me questa è o la divina provvidenza o il caso che ha voluto darlo. È una cosa così, una divertissima. C'era una volta un gatto che andava in Canada e questa è la metà. Portava un cartoccetto di pane col prosciutto e questo è tutto. Però non è tutto, io lascerei la parola al pubblico per vedere cosa magari è venuta fuori da questa nostra elucubrazione. Chiamiamo l'intervento di qualcuno. Pino, mi sembra che sei in pole position. Va bene, direi che sono contento del fatto di che alcuni aspetti di questo convegno mi fanno ricordare cose mie, cose personali, quindi sono particolarmente contento di questo. Prima cosa, la dottoressa Favalli, la professoressa Favalli parlava della carrozza trainata dagli uomini e piena di asini, di somari. Fa parte delle cose che io ricordavo e che ho ricordato appunto e che ho ripreso ascoltando appunto questa sua osservazione. Un'altra è quel disegno stupendamente povero ma bello incantato, Il lupo e l'agnello. Superior stabat lupus, longeque inferior agnus. Quando si imparavano le poesie a memoria. Ecco. E io mi fermo qua, è un mio piacere personale dire che in questo convegno ho trovato delle piacevolezze. Tutto qua, grazie. Beh, non è poco, mi sembra. Un apprezzamento di così alto livello, perché arriva peraltro da un artista, da un pittore, quindi di massimo riguardo. Ecco. Cioè, c'è qualche altro intervento? Ben volentieri. Pietro Cavallaro mi sembra destinato a fare una domanda a Luigi. Mi sono parlando di prosciutti. Ricordandomi Rodari, antichissima. No, una cosa, no, intanto è bella una cosa del genere, per cui magari sarebbe caso di ripeterle magari queste mattine un po' più. A scrivere e a far parlare gli animali sono uomini e donne. E si usa questo mezzo spesso per arrivare a comunicare in forma diretta, scusate, mi alzo perché in modo subito, no? E subito impatto che si riesca. Mi sentite tutti, sì. Che si riesca a comprenderne subito profondamente il significato.
questo dimostra una cosa: si usa questo mezzo per parlare di pace, per parlare di argomenti che spesso sono trattati anche in modo abbondante, con trattati, libri, conferenze, eccetera, ma con difficoltà arrivano spesso a colpire il cuore della gente. Si fanno anche le leggi, vedo Carletti, ma come è venuta, si fanno anche le leggi, ma a volte, no, quando nelle favole, no, si parla di leggi, sono più immediate che non dopo 8 anni che hai visto Carletti che ti dice rimandiamo, eccetera. Quindi c'è questa bellezza nelle favole, nel racconto, che gli uomini usano per parlare ad altri uomini, perché le cose in questo mondo tutto sommato cominciano ad andare diversamente, cercando di farli, di colpire al cuore e nella speranza che qualcosa cambi. No? Grande ruolo delle favole, che vorrei ricordarvi esiste da sempre, è la forma di espressione più immediata. Ricordava prima Calvi, della prima citazione ce l'abbiamo dal Anticristo. Ti posso dire che ci sono ancora più antichi, negli antichi documenti dei Sumeri ci sono anche questi racconti dei favole, e siamo nel 3000 avanti Cristo. Quindi la favola come mezzo di comunicazione degli uomini verso gli altri uomini per parlare di un mondo migliore. Grazie mille. Nella prima mano l'avvocato Carletti, quindi deve ribattere o deve intervenire. Rilascio a quello che ha detto Pompietro. Le favole venivano usate come strumento politico. Fedro, per esempio, non aveva affatto i bambini, però sono dei potentissimi grimaldelli contro la oppressione, contro la tirannia. In questo senso venivano usate, soprattutto il Lupo e l'Agnello, non solo una comunicazione, ma anche una sorta di ribellione al potere. Ecco, questa era una piccola cosa che mi ha sempre colpito di queste favole, a parte la loro bellezza intrinseca. Poi sono mezzo romano e quindi ho apprezzato anche l'intervento di Trelussa. Bene, grazie Carletti. Io tiravo in ballo invece una persona molto importante che è presente tra noi, si è defidato, che ha vissuto in mezzo ai ragazzi, ha donato la vita professionale ai ragazzi, il professor Valenti. Nella tua vita professionale di insegnante, di apprezzato insegnante, vissuta proprio a contatto diretto con, non dico con l'infanzia, ma con ragazzi già in evoluzione, in adolescenti, ecco, che ruolo può aver giocato la fiaba, il racconto, l'aneddoto, anche non d'autore, ma quello popolare, ecco, quello magari tramandato oralmente e più modestamente tra di noi. Con i ragazzi probabilmente non tanto, a causa anche della materia che insegnavo, che è l'inglese. Quindi trovare addentellati con proverbi così non era così facile, almeno per me. Magari mi rifacevo di più alle canzoni, moderne. Però per quanto riguarda le mie esperienze, le favole, i proverbi dei paesi che si fanno, non so, ogni tanto si porta avanti qualche ricerca sulle storie del paese e così via, sono cose che sono dentro la radice della gente, anche i detti e così via, sono molto importanti. Tanto che adesso, ascoltando questa mattina, noi facciamo anche lì il paese un giornalino, prima era un mensile, adesso un bimestrale. Mi è venuto in mente di, vedendo questi spunti qui, di fare una rubrichetta con la favola, cioè scegliere una favola tra ogni numero del giornalino, perché ha una sua funzione, indubbiamente, una sua funzione didattica, certo, educativa. Educativa. Divulgativa. Bene. E poi quanto sta facendo Renato? E anche sì, sta facendo Renato con il blog, con altri interventi con più moderni, con altri. Con Emilio, con Emilia. Ha realizzato delle opere delle opere latine tradotte, o romane nel caso del Belli, tradotte in inglese, lingua estremamente di comunicazione generalizzata, ma anche in dialetto, proprio per dare valore, perché anche il dialetto ha molti, ma molti di queste favolette raccontate. Con noi c'è Rosalia Carpani,
che è un personaggio molto apprezzato per quello che ha fatto nella vita come insegnante, ma soprattutto per quello che sta facendo tuttora a fianco Morelli e ad altri amici per rivalutare, per tenere in vita la nostra parlata vernacolare. Rosalia, ti viene alla mente qualche proverbio dialettale legato agli animali, questo rapporto intrinseco tra om e besti? Non l'asi e puro. Volevo dire quello. E ma invece è un po'. Molti uomini presenti nel complesso. Però comunque al di là di quello ti viene alla mente qualcosa, soprattutto qual è il ruolo? È lo stesso ruolo, quello di dare l'abbinamento, l'accostamento animale, i vizi e le virtù dell'uomo affinati all'animale che vi ha letto. Ma guarda, in questo momento mi prendi un po' alla sprovvista. Quello lì era quello che avrei detto. Però la va la gatta all'ard, che ma adesso non mi ricordo come finisce. Che glassa al suo champagne, ma una roba così, insomma. Che però è sempre molto, molto morale, c'è un'etica. Io ricordo solo che nella scuola la facevamo con i bambini, di seconda elementare, perché c'erano delle belle illustrazioni di queste poesie, di queste favole. Erano raccontate in favola, non in poesia, però erano le favole di Fedro, di Esopo. Però erano arrivati al punto che loro coglievano la morale e poi discutevano fra loro. No, non è così, però alla fine ci arrivavano proprio a cogliere la morale del racconto, della favola. Era una cosa quasi che non ti aspettavi, perché in principio tu dici questo racconto ha una morale, ma poi quando vedi che dei bambini di seconda e terza, vero Renato? Sì. Riuscivano a cogliere la morale e quasi sprovveduta a lasciare. Ma io non me l'aspettavo proprio. Quindi, ma davvero, eh? Molto importante, perché coglievano al segno. Coglievano al segno. Di lasciare un qualcosa. Assolutamente, che potesse... assolutamente. Certo. Però ora, Paolo, prendete una. Le dice che un rat, un bocca, un gat, che un uomo è diventato una vocale. È lei, Fra di noi c'è anche un'altra insegnante molto brava ed apprezzata, che è Luisa Mirabelli, insegnante di italiano peraltro. Avete globalizzato lingua italiana, romanesco, dialetto. Luisa, la tua esperienza invece in una fascia di studenti decisamente più alta, quella che insomma poi o finisce nel mondo del lavoro o finisce all'università, ecco, hai esperienze dirette dell'apprezzamento da parte di questi giovani, che ormai li riteniamo quasi uomini in sostanza, di fronte a queste esperienze vissute attraverso la lettura di proverbi, aneddoti, poesie, come nel caso di stamattina, ecco. Ma no, Paolo, anche perché noi abbiamo lo studio della lingua specialistica settoriale e quindi difficilmente scendiamo a toccare aspetti letterari o come tu dicevi legate. Una scuola tecnica, tipo di scuola. Certo, no. Una scuola tecnica quindi non tocca questa tipologia di confronto. No, anche se si potrebbe pensare di introdurre qualche cosa, perché insomma queste favole veicolano una saggezza, una morale, un buon senso e un'intelligenza che servono veramente a tutti, in tutte le sono età. Sono valori assoluti, ecco, non hanno un target unico, ecco, questo è ovvio. Certo. Carletti.
Allora, da noi, non lo dico in dialetto perché non è dialettale, però da noi c'è un detto per contro gli avvocati. Da noi cosa vuol dire? Da noi nel nostro ambiente, visto che l'ambiente foreste. Contro gli avvocati che si difendono da soli, perché ce ne sono tanti, che invece di affidarsi a un collega si prendono da soli il patrocinio. E si dice che, che l'avvocato che si difende da solo ha come cliente un asino, perché è una cosa che non si dovrebbe mai fare, tanto noi abbiamo una funzione specifica, è quella di assistere gli altri, non noi stessi. Certo. Anche quando capita qualcosa a noi dovremmo affidarci alle cure. Certo. Basta, questo è un passaggio alla categoria che ci avvicina molto alla... modo di pensare degli asini, anche se poi l'asino dicono che sia un animale intelligentissimo. Bene, se c'è qualche altro intervento, ben contenti. Anche se io ho parlato troppo fino adesso, però mi sono resa conto in questo momento che nella mia educazione ha avuto un grandissimo ruolo una serie di libri che mi aveva regalato mio papà, che era l'Enciclopedia della Favola, fatto da 4 volumi, e ogni volume raccontava favole di un determinato ambiente. Quindi c'erano quelle proprio classiche, c'erano quelle medio orientali, per esempio tutta le Mille e una Notte, c'erano quelle baltiche, quindi del nord, eccetera. Cioè, mi rendo conto in questo momento che un certo tipo di sensibilità e di cultura mi deriva da quella proprio. Grazie per questa coscienza che mi avete dato oggi. Merito va agli insegnanti che già comunque dai primi anni di scuola iniziano a far passare questi messaggi, anche con situazioni semplici come può essere un disegno, un racconto, ed è da lì che poi si crea la formazione, la coscienza e il concetto di morale, di serietà, di rispetto, che poi si spera prosegua nella formazione degli alunni che diventano poi delle persone, degli adulti. Sì, come dire che la formazione di base è uguale per tutti, o dovrebbe essere uguale per tutti. Stefano Sardegna? Sì, volevo certamente lasciare la parola alle rappresentanti del CDD, che so che volevano commentare un pochino i quadri, volevano dirla loro, e non aspettiamo, vediamo l'ora che anche loro dicano la loro, perché era proprio questo lo scopo di questo incontro, quello di arrivare a questo momento di riflessione, di dibattito, del tessuto, perché più o meno insomma, ci siamo sentiti tutti quanti, abbiamo sentito un pochino pareri più o meno vicini alle realtà dei ragazzi. Non credo che le favole siano proprio soltanto dedicate a loro, ma penso che più che altro dovremmo rifletterci noi sul significato di queste, chiamiamole favole, ma sono delle grandi verità. E grandi verità, oltretutto, che adesso mi sono preso notte un pochino, più o meno negli interventi sono stati toccati i temi che speravo venissero fuori. L'immediatezza della favola, si è già detto. La favola è bella quello, insomma, che con poche parole, semplici parole, senza discorsi troppo raffinati, riesce a entrarti nell'anima, a entrarti nell'intimo, e ti dice velocemente, brevemente, quello che sarebbe giusto dire. E non è sbagliato creare giornate. Ringrazio moltissimo Letelio perché, come dicevo prima, ha voluto fortissimamente questa giornata. Questi momenti di riflessione sono molto importanti per tutti noi. Viviamo una realtà quotidiana che, insomma, diciamo che da ogni punto di vista, volendo, ci lascia piuttosto tristi. La favola ci aiuta certamente a vedere gli aspetti più profondi, ma ci può anche aiutare a venire fuori da queste negatività quotidiane. Si parlava di cultura autoctona, di cultura locale, non per niente abbiamo invitato qui tanto perché certamente ci hanno aiutato a rendere la favola, apparentemente erano due soggetti contrastanti lontano dall'altro, invece no, è proprio, ci riflettevo intanto che suonavo, intanto che vivevamo stamattinata. Ben venga questo momento di colore, questo momento di cultura locale.
perché soltanto quella, come la favola, ci permette di ragionare su noi stessi, sulla nostra storia, su chi siamo, da dove arriviamo. Questi momenti di riflessione ci vorrebbero, dovrebbero esserci più spesso. E brevemente, chiudo subito, vi ringrazio, vi saluto, lascio sicuramente la parola a chi, la più vispa del gruppo, che sì. È importante verificare anche la qualità del lavoro fatto dai ragazzi del CTD di Melograno e del Centro Archimede. Hanno avuto in consegna le poesie lette oggi e le hanno commentate a modo loro, ovviamente con a fianco gli assistenti, che hanno elaborato poi questi bellissimi quadri che speriamo, lo diceva Stefano in apertura, spero vengano non solo conservati ma dati al dominio pubblico, perché non finiscano nel solito polveroso cantinone comunale. Saranno esposti, ecco, vanno esposti e vanno valorizzati magari nell'ambito di sagre, di momenti pubblici, perché sono quadri veramente fatti col cuore e partono da significati profondi. La parola all'assistente dei ragazzi. Io mi sono scritta due appunti perché, a differenza di quello che dicevano in precedenza, il pubblico un po' mi emoziona, quindi leggo ciò che ho scritto e racconta un po' questo percorso. Di solito quando il pubblico di San Nazaro lo sa, mettiamo in mostra alcuni quadri, è solito leggere due righe tratte da autori famosi, quindi inizio con questa lettura. Ognuno ha una favola dentro, che non riesce a leggere da solo. Ha bisogno di qualcuno che, con la meraviglia e l'incanto negli occhi, la legga e gliela racconti. Pablo Neruda. Sono qui appunto per fare da portavoce agli artisti che hanno creato queste tavole. Vorrei ringraziare la Proloco che ormai da anni ci coinvolge in iniziative molto interessanti. È grazie alla collaborazione con questo ente che possiamo portare avanti un tema a noi molto caro, quello dell'inclusione sociale. Quale occasione migliore di questa per unire cultura e fantasia, conoscenza e creatività? Credo che questa rassegna ci ha aiutato a capire meglio che alcuni atteggiamenti di rifiuto, di aggressività e di odio verso l'altro rimangano esclusivi del regno animale, che talvolta lo fa solo per difendersi. Ma da essi, dagli animali, dobbiamo sicuramente imparare la collaborazione, l'unione e l'affetto incondizionato, che è un po' quello che noi traiamo da questo spunto. L'essere stati coinvolti in questa mostra per noi è stato sintomo, segno di affetto e di fiducia nella potenzialità dei nostri artisti. Paolo, scusa un attimino, avevo chiesto a Carlo se poteva leggere un attimino la prefazione scritta da Letterio, perché lì che frigge Letterio vorrebbe che fosse letta quella prefazione. Non facciamo friggere più. Facciamo leggere volentieri da Carlo Ferrari. Posso dire una cosa? Volevo portare la mia esperienza fatta 3 anni fa con i miei ragazzi, con i ragazzi di quelle del campanile. Abbiamo portato in giro un po' in tutta la Lombardia Esopo Opera Rock, che trattava proprio di queste favole. Vi parlo del lavoro fatto a monte. Io ho studiato per parecchi anni recitazione anche a Milano con Luciano Roman, che è stato direttore del Teatro Carcano per parecchi anni, e mi diceva che era molto importante studiare il personaggio per poi poter rappresentarlo in scena. Beh, ricordo che all'epoca, quando abbiamo preparato questo spettacolo, che durava pochissimo, durava un'ora e qualche cosa, però era molto intenso, abbiamo fatto con i ragazzi delle discussioni pazzesche proprio sui personaggi e sulle favole, e da lì è venuto fuori veramente una delle cose che porterò sempre come ricordo, appunto. Noi, a volte noi adulti, pensiamo in un modo e poi veniamo sbugiardati clamorosamente dai ragazzi. Dovremmo sfruttare un pochettino di più i giovani, i ragazzi, anche con il teatro, raccontando loro queste cose e cercando di farli lavorare un po' di più, cose che purtroppo a San Lazzaro non si fa. Il testo introduttivo, che stavolta va a conclusione, scritto da Letterio. L'uomo non finisce mai di proiettare la propria immagine nel mondo degli animali.
forse per scoprire modelli comportamentali da imitare o semplicemente per sperimentare se è lui ad imitare gli animali o viceversa. Volendo individuare soprattutto i difetti degli animali, si finisce per evidenziare gli aspetti più deleteri dei loro comportamenti istintivi, che risultano poi equivalenti a quelli più razionali dell'uomo. Il lupo ricorre a dei pretesti per giustificare la sua aggressione all'agnello, volendo dimostrare la propria superiorità, o che comunque la ragione sta dalla sua parte. Nella sostanza sta compiendo un'azione per la sua sopravvivenza. Quante volte l'uomo, avvalendosi del suo potere, ricorre ad un pretesto per giustificare ed affermare la sua superiorità di fronte al mondo e per questo utilizza strumenti di aggressione e di morte, scatenando guerre, provocando devastazioni e stermini, abbattendo popoli e cancellando culture. Esopo, Fedro, La Fontaine, Trilussa, Totò e tanti altri poeti, filosofi, filologi, commediografi, attraverso la cultura del linguaggio degli animali hanno tracciato la linea di demarcazione tra realtà e finzione. I vizi e i difetti descritti per rappresentare il comportamento degli animali sono, per riflesso, riconducibili al comportamento dell'uomo. Dobbiamo imparare dalle loro pregevoli intuizioni a capire dove finisce la realtà e dove inizia la finzione e cogliere questi messaggi di cui il mondo ha bisogno ancora per raggiungere certi equilibri nei rapporti tra popoli e la società, che è in continua evoluzione. Noi continuiamo in bellezza con questa lettura decisamente centrata di Carlo Ferrara su uno scritto preliminare che è andato in conclusione del convegno di Letterio Risitano. Chiudiamo in bellezza con due brani dei Tanto Per e poi vi preannunciamo che c'è un ricco buffet a disposizione per tutti noi. Dall'altra parte ovviamente credo nella saletta delle colazioni dell'Hotel Eridano che ci ospita e alla quale va il nostro ringraziamento più sentito. Prima di chiudere dunque con Tanto Per ringraziamo la professoressa Luisa Pavaldi per essere stata l'anima culturale di questa giornata, ringraziamo Carlo Ferrara per il suo bellissimo artissimo profilo di pubblicitore, ringraziamo Annalisa Manche che non solo si è ospitato in quanto padrona di casa ma anche come lettrice, ringraziamo poi tutto il gruppo della Proloco che è stato Letterio Risitano, che è stato poi l'elemento pensante di questa giornata. Da parte mia un ringraziamento doveroso, ricordavo prima il Presidente della Proloco gli appuntamenti del Carnevale, stasera si balla al Teatro Sociale, domani pomeriggio, tempo permettendo, giocoleria in piazza e concorso della torta, mal che vada, dovesse piovere, si trasferisce tutto al Teatro Sociale. Martedì l'oratorio parrocchiale offre invece al Teatro Sociale una bella giornata per le mascherine. Tanto per chiudere, grazie, sì. E in conclusione il buffet aperto a tutti, grazie. Vorrei dare in pausa ancora il nostro amico qua, Carlo Ferrara, perché voglio svelarvi un particolare, che è una particolarità che molti di voi non conoscono. Io l'ho conosciuto, che lui lavorava sotto un lampione tempo fa, con la parrucca, perché lui lavorando in una ditta di lampioni di sera andava a collaudare. E io, chiedendo un'informazione, stiamo un po' fuori dal tema, però per chiudere un po' in bellezza, e volevamo riproporci un po' come cabarettisti, abbiamo fatto un po' di lavoro insieme, non c'era ancora Marco, e vediamo un po' se si ricorda questa cosa. Paranta Sant'Asac, abbiamo ascoltato. Prego, ci faceva chiamare Giampiera sotto i bambini. Io penso la strada Paranda San Nazar. Giri, giri a tua, sono a ansia dura, cerco tra i cartelli
silenzio. Ma la nave la mare, e c'è mare dentro il vasilo. Come scusa, sciura, alla sera è un po' tardi. Io cerco San Nazzaro per dirigermi a suarmi. Lei mi trova buffo, e non dica son bel. Ma dai, cambiuta lei, a mancarsi dal cartello. Che simpaticone! Ma va, a son proprio un graffio. A son nascio a suarmi. Ma va? Cale in provincia, a Frascavo. Che simpaticone! Oh. Ma son proprio una frana. Pensa alle 30 anni, più l'amorosa a gambarella. Ma va? Che simpaticone! Oh, va di proprio che l'insesta. Ok, hai una panda che la va bene tra il cuore in pista. Ma va? Che simpaticone! Vogliamo lei è una fiamma che svesca, pensi a gambarana, ma fa gola al fuori pista. Facciamo un applauso, Carlo. Non suonavo la chitarra, sono al mes d'agosto, ma io un tempo che se vai giusto. Ma che fresca fa, tanto mi è scaldata. Sono al mes d'agosto, ma io un tempo che se vai giusto. Sotto la camisa, dici no per cantare, hai una rosa dura, che un po' c'era e un po' scura. Sotto la camisa, dici no per cantare, hai una rosa dura, che un po' c'era e un po' scura. Che la vena sciora, la mia panda, la mia vecchia un su qua, mi mostri me ho psiolato e le mostra la strada. Che la vena sciora, la mia panda, le vecchia un su qua, mi mostri me ho psiolato e le mostra la strada. Quanta rivita, c'ha pare una linea, ma per la bella sciura, è mai tardi, è volura. Ma io penso la strada, per andare a San Lazzaro, ma per la bella sciura, è mai tardi, è volura. Grazie, cara. Avevo anche lunghi capelli. Esatto, fluenti, rode rosse. Allora, parliamo di un mare di stagione, dell'influenza, poi ci andiamo a mangiare uno spunto. Con la butta al naso. Sarà calenculato, sarà il fraccio questa mattina, sto notro per te. Va capire una spirita, con gir di stringere, alla sabra conciare. Io volo il calore, e mi sono già fa un banano, non penso in avvesura, anzi ma la cuana, spero una notte dura, ma una bella smana. Quando la notte è arrivata, la faccio che non ho più.
Thank you to it. All'andino in televisione. Ma qua porta pazienza. Qual è la sua stagione? Tra la rossa e giapponese, la suina e la cinese, virus d'importazione, la miruccia noi marò. Stasera sto leggere, magari un bel prudente, ben caldo almeno sì, ma scaldi un po' io sì. Cavolo la buona ananas, che era una trasferenza, la forza, la guarangias. Basta per il nonno sgross, rangiato me un paias, sa starsi ben da sé, perché guardava l'as. E se domani mattina, cavolo la buona ananas, che era una trasferenza, perché guardava l'as. E se domani mattina gavrà tutta il naso, gavrà traspirina, perché a quando malasso. Grazie. Grazie a tutti ancora. Grazie Carlo.